Il più grande margine di Tories dai tempi di Margaret Thatcher è la cattura del nord da parte dei conservatori. La scommessa politica ha dato ragione al primo ministro britannico Boris Johnson che esce in trionfo da queste elezioni legislative. La conseguenza immediata è che, per la prima volta dal referendum del 2016, è chiaro che la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea, anche se la Brexit è ancora lontana dall'essere conclusa, come promette Johnson stesso. Così, Scrive The Economist, che ancora una volta ci regala una caricatura di Boris Johnson in versione Mad Baris. Nel frattempo, i Labour hanno portato a casa il peggior risultato dagli anni 30. La vittoria di Johnson ha visto i conservatori prendere il territorio che i laburisti avevano detenuto per quasi un secolo. Il partito dei ricchi, viziati, laburisti sotto i voti dei nordici della classe operaia e dei Midlander in collegi elettorali a lungo visti come raccaforti dei Labour. Cinque anni fa, sotto David Cameron, il Partito Conservatore era un gruppo ampiamente liberale che predicava mercati liberi e abbracciava il matrimonio gay o la difesa dell'ambiente. Johnson lo ha tirato a sinistra in economia, promettendo spese pubbliche e aiuti di Stato per le industrie in difficoltà, e a destra in cultura, chiedendo pene detentive più lunghe e lamentando che i migranti europei trattano il Regno Unito come se fosse sostanzialmente parte del loro paese. Johnson, oltre a confermare la la sua volontà senza sé e senza ma di andare fino in fondo con la Brexit. Nel suo primo discorso, dopo la debordante vittoria, ha promesso l'assunzione di 6.000 medici per migliorare il sistema nazionale sanitario e di unificare il paese. Ecco gli impegni ribaditi stanotte nel discorso di proclamazione a deputato rieletto nel collegio di Uxbridge, dove ha vinto, è vero, anche lì, ma contro un 25enne di origini iraniane e con un margine limitato 7.000 voti.